Uè, ma quanto ci costa la chiesa? Troppo. No, aspetta, gag l'ho già fatta nell'ultimo video. Bentornati sul canale di Gross. Oggi daremo una risposta approssimativa alla domanda che, sono sicuro, attanagli ogni italiano tra i 6 e gli 87 anni. E cioè, ma considerando tutte le esenzioni di cui gode e i finanziamenti pubblici, quanto costa allo Stato e quindi indirettamente a noi la Chiesa Cattolica? So che non pensate ad altro in questo periodo, a questo e all'astra del fantacalcio. Quanto guadagna il Papa? Su che punto tra Ebusele, Eizibue e Ebuhei? Già, perché oltre al famosissimo 8 per 1000 e alla questione tasse non pagate, ci sono un sacco di agevolazioni di cui probabilmente non avete mai sentito parlare, come... Lo sapete che lo Stato italiano paga l'acqua alla Città del Vaticano? Oppure che i docenti di religione a parità di anni di servizio guadagnano più dei propri colleghi? In caso ve lo siate persi, questo è il secondo video a tema Chiesa e SGAY. Nella prima parte abbiamo scoperto quanti soldi guadagna la Chiesa grazie alle proprie iniziative. Potete recuperarlo sul link qui sopra oppure in descrizione. Guardatele ora. Vi aspetto. Ora lascio 15 minuti di vuoto, così avete il tempo di guardare l'altro video e poi tornate qua, Così facciamo contento YouTube. Concedetemi pochi secondi per riassumere quanto visto nel suddetto video. Vai con la riproduzione 2x. Dal punto di vista finanziario, la Chiesa Cattolica può essere intesa come una grande azienda che ogni anno pubblica un bilancio detto di missione, che integra dati economici con valutazioni che evidenziano l'utilità sociale dell'organizzazione. Può contare su tantissime tipologie di flussi di denaro in entrata, come offerte, sfruttamento del patrimonio immobiliare ed investimenti finanziari. La grossa differenza rispetto ad una normale impresa sta nel fatto che, essendo un'entità da un lato molto influente e dall'altro con un importante ruolo nell'ambito dell'utilità sociale, legacy, beneficenza, educazione e cura delle anime, nel corso dei secoli ha stretto numerosi accordi con lo Stato italiano, il quale ha deciso, nonostante la Chiesa non sia un'azienda pubblica di proprietà dello Stato, di foraggiare ed agevolare la Chiesa in vari modi. Oggi scopriamo come e quanto. Dimmi come e quanto, Benge Fede? Facciamo un trio? Che cringe. Di base, volendo ipersemplificare, possiamo dire che il macrosistema Chiesa Cattolica produca tre tipologie di costo per lo Stato. Quello derivante dai finanziamenti diretti, cioè quando lo Stato striscia la card del Papi nel POS del Papa. Quello derivante dagli sgravi fiscali, che rappresentano un mancato flusso in ingresso per lo Stato, che quindi dovrà andare a prendersi quei soldi da altre parti. E quello rappresentato dai costi derivati, ovvero tutte quelle spese di cui lo Stato e i vari comuni devono farsi carico in concomitanza di manifestazioni, eventi legati alla Chiesa o per leggi e scelte politiche legate a temi promossi dalla Chiesa. Attenzione, un costo non è una cosa negativa, L'istruzione è un costo, la sanità è un costo, la cura delle anime è un costo. Lo scopo di questo video è solo quello di fare un po' di luce su quanto costi la Chiesa. Poi ognuno fa le proprie valutazioni, se ne vale la pena, se servirebbero più soldi, eccetera, eccetera. Per chi non avesse voglia di arrivare fino a fine video, io che sono un'anima pia, vi sparo subito una stima fatta nel lontano 2008 da Curzio Maltese, che sommava l'esborso totale dello Stato verso la Chiesa in 4 miliardi e mezzo l'anno. Nota a margine, ho preso la stima più bassa, più prudente. Altri hanno dato delle cifre più alte. Ora, 4 miliardi e mezzo l'anno. È tanto? È poco? Dipende. In valore assoluto è poco. Rappresenta meno dell'1% delle spese totali che sborsa il nostro paese ogni anno. In costo-opportunità è tanto, perché ad esempio rappresenta il 10% delle spese annuali per l'istruzione, che è una cosa universalmente riconosciuta come utile. Non c'entra niente le due cose, Era giusto per fare un po' di bene al trismo, che ci sta sempre bene, Siete già un po' indignati? Lo sento, Boom, se vi basta la cifra secca, potete lasciare continuare il video e andare a farvi un caffè, ma per favore arrivate fino in fondo perché mi serve il vostro watch time per compiacere il potentissimo algoritmo di YouTube. E se non siete iscritti, iscrivetevi, anche ad Instagram, a Telegram, a OnlyFans, trovate tutto in descrizione, tranne OnlyFans, quello non ce l'ho. Non ancora. Oggi cominciamo vedendo i costi diretti, ovvero i finanziamenti con i quali lo Stato foraggia ogni anno la Chiesa. Poi, settimana prossima, ultimo video con sgravi fiscali e costi derivati. Se no, viene fuori un mattone lungo come un cetaceo e io vi ammazzo di noia. I finanziamenti diretti. L'8 per 1000. Cominciamo subito tirando fuori il caricone. L'asso di bastoni. Il famigerato. 8 per 1000.
Potere di Barbero, vieni a me! Tutto iniziò a cavallo dell'Unità d'Italia, quando il governo varò una serie di provvedimenti chiamati leggi eversive, che soppressero numerosi enti ecclesiastici liquidandone i patrimoni immobiliari acquisiti nel corso dei secoli in favore dello Stato. Passano gli anni e si arriva al 1929, quando il governo fascista decise di aver bisogno di una riconciliazione con la Chiesa, accordando i famosissimi Patti Lateranensi, tramite i quali, oltre a riconoscere la Città del Vaticano e delineare rapporti Stato-Chiesa, si stabilì una serie di iniziative volte a risarcire la Chiesa delle spoliazioni subite 60 anni prima. Da allora fino al 1985 lo Stato italiano pagò direttamente lo stipendio al clero cattolico con il meccanismo della congrua, finché si arrivò alla revisione del concordato. Nacque così l'8 per mille, di fatto come strumento per garantire il sostentamento del clero, voce che negli anni in realtà ha perso sempre più rilevanza, coprendo oggi un terzo delle spese. Il resto viene speso invece per formare il clero, piuttosto che per i tribunali ecclesiastici, per la gestione del patrimonio, per l'evangelizzazione oppure per la carità. Voce che non a caso ho detto per ultima, visto che in realtà la più piccola delle macro categorie, nonostante sia la principale nelle pubblicità per l'8 per mille. Ho spiegato il meccanismo dell'8 per mille nell'ultimo video, al minuto 4 e 24, ve lo lascio qui in descrizione assieme anche a un video della concorrenza per approfondire. Per oggi vi basti sapere che la spesa annua è superiore al miliardo di euro ed ha già attirato l'interesse della Corte dei Conti, che ha chiesto di rivedere il meccanismo venendo ghostata ripetutamente da vari governi. E madonna, Corte dei Conti, stai sempre a pensare ai sordi, dacci un po' di tregua ogni tanto, su! Gli altri parroci. Abbiamo quindi visto come lo stipendio del clero sia pagato in parte tramite l'8 per mille. Tuttavia ci sono alcuni tipi di preti, di parroci, di cappellani che non rientrano in questo finanziamento e vengono pagati direttamente dallo Stato. Perché? Perché giustamente rendono servizio in ambienti laici. Rientrano infatti in questa categoria i cappellani delle carceri, degli ospedali, cappellani militari, nella polizia, nei cimiteri. Spesa totale 50-100 milioni l'anno. Braccino corto. L'insegnamento della religione nelle scuole. Nonostante l'8 per mille sia la voce più famosa, non è il valore più alto in uscita dallo Stato alla Chiesa. La medaglia d'oro va all'insegnamento della religione negli istituti. Come? In Italia abbiamo tra i 20.000 e i 25.000 insegnanti di religione. Ci aggiungiamo i vari bonus come il famoso voucher da 500 euro regalato a tutti gli insegnanti. Rapido passaggio di calcolatrice, faccio ancora finta di cliccare qualche tasto, ma in realtà non sto facendo assolutamente nulla, e si arriva oltre il miliardo di euro l'anno. Fino a qui tutto normale. È il normale pagamento di un servizio ritenuto fondamentale come l'insegnamento della dottrina cattolica nelle scuole italiane. Ci sono però alcuni particolari da sottolineare. Nonostante siano pagati interamente dallo Stato, gli insegnanti di religione devono avere l'approvazione del vescovo oppure essere direttamente identificati ed appuntati da loro. Il programma non è statale, ma stabilito in accordo con la Chiesa. Per via di alcuni cavilli all'interno delle leggi, gli insegnanti di religione hanno scatti di anzianità più frequenti rispetto ai propri colleghi, quindi, di fatto, in media guadagnano di più a parità di anni di servizio. I finanziamenti alle scuole private. Ma gli insegnanti non sono l'unico costo legato alla scuola. Ci sono anche finanziamenti diretti agli istituti che arrivano da due sorgenti, i fondi statali e le amministrazioni locali. Punto primo, lo Stato ha ritenuto che le scuole paritarie private rientrino del tutto nel sistema di istruzione nazionale e quindi godono dei fondi stanziati annualmente. Poiché due terzi delle scuole paritarie in Italia sono cattoliche, ecco che si sfiorano i 500 milioni l'anno. Punto secondo, le varie amministrazioni locali elargiscono ogni anno molti più fondi di quelli che si possa pensare, arrivando a circa altri 500 milioni. La sola Lombardia sborsa 50 milioni tra buoni scuola e contributi a fondo perso, il Lazio 5, la Basilicata 3, la sola città di Verona 2 milioni e mezzo all'anno a istituti cattolici, Bologna 1 milione. Quasi quasi mi apro una scuola paritaria in cantina. Tanto considerando lo stato delle strutture in Italia non può che essere considerata struttura di lusso. Bam! Populismo! Yeah! Altri contributi statali e locali. Lo Stato, le province, i comuni ogni anno sborsano una cifra imprecisata ed imprecisabile verso realtà afferenti al mondo cattolico. Imprecisabile perché è variabile, dipende da come variano le giunte, il governo, insomma.
Un'approssimazione che soggettivamente ritengo valida è quella sul sito I Costi della Chiesa, che, prendendo a campione alcuni comuni, province e regione, calcola in circa 3 euro a italiano il costo di questi finanziamenti. Ma oltre a ciò, ci sono le varie voci di costo più disparate. Abbiamo visto l'acquisto di un elicottero dell'aeronautica militare costato 25-50 milioni in favore di Papa Benedetto XVI. Ogni tanto spunta una legge mancia, con cui a buffo si riconoscono finanziamenti per restauri di beni di proprietà della Chiesa per centinaia di migliaia di euro. Spuntano leggi per destinare annualmente 200.000 euro alla Basilica di San Francesco d'Assisi, perché mannaggia, sta chiesa l'hanno tirata su col polistirolo, è sempre da rifare, e poi dai, è il patrono d'Italia. Oppure qualche milioncino per aiutare le minoranze perseguitate, naturalmente solo quelle cattoliche. Degli altri, i finanziamenti delle aziende statali. Una cosa poco nota è che anche le grandi aziende a partecipazione pubblica hanno sempre avuto un occhio di riguardo per la Chiesa. Sponsorizzazioni vere e proprie, come quelle di Trenitalia o Poste Italiane, ai meeting di Comunione e Liberazione o ai concerti nelle varie chiese e parrocchie. Condizioni di favore, come si usa fare ad esempio di solito verso i pensionati o gli ex militari. Ma anche cose un po' più particolari, tipo Poste Italiane a un certo punto ha deciso di donare i pacchi non ritirati alla Caritas. Trenitalia offre sconti ai pellegrini. Le aziende che gestiscono gli spazi di cartellonistica pubblica devono fornirli per legge a cifre agevolate. Oppure un caso eclatante come quello della Arcus, azienda a partecipazione pubblica, che donò 5 milioncini a Propaganda Fide per la restaurazione di un museo privato. Restaurazione che era già stata fatta in realtà. Varie ed eventuali. Il governo eroga annualmente contributi per la stampa a numerose testate giornalistiche, con lo scopo di assicurare la pluralità dell'informazione con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali. Una supercazzola. Il giornale più finanziato è il Dolomiten, un giornale stampato in tedesco effettivamente per la comunità locale in Trentino. Al secondo e terzo posto Avvenire e Famiglia Cristiana, che congiuntamente si portano a casa 12 milioncini l'anno, oltre a uno sconto sull'acquisto della carta, che, non so se ve ne siete accorti, solitamente i giornali sono fatti di carta, quindi buttalo via. Aggiungiamoci poi Radio Maria, emittente che si bullava di non accettare pubblicità, ma a cui non hanno mai fatto troppo schifo i fondi pubblici, essendo la radio che ne riceveva di più. Anche se in realtà è un'informazione un po' datata, visto che non ho trovato aggiornamenti negli ultimi 6-7 anni, quindi non so come sia ora. E chiudiamo con la voce di spesa più curiosa. L'articolo 6 dei Patti Lateranensi stabilisce che l'Italia provvederà ad assicurare alla Città del Vaticano un'adeguata dotazione di acque. L'Italia paga l'acqua a Città del Vaticano, cacciando ogni anno qualche milioncino d'euro. E non finisce qui. Nel 1999 l'ACEA, l'azienda che gestisce l'erogazione dell'acqua in Vaticano, ha chiesto al Papa gli arretrati di tutte le spese non inerenti all'effettivo consumo di acqua. Finale, gliele abbiamo pagati noi. 25 milioni di arretrati più 4 milioni all'anno extra. Sipario. Ora, i più avidi calcolatori avranno sicuramente una calcolatrice sotto mano e si saranno appuntate tutte le cifre che ho esposto nel video, scoprendo che tra i dati che ho sciorinato, sentite che bella parola, come sono colto, sciorinato, con quei dati si arriva a circa 2,5 miliardi, 3 miliardi. Ma allora dov'è tutto il resto? Vi ho mentito? Vi ho manipolato? E mo ci arriviamo. Tasse non pagate, sgravi fiscali, costi derivati. Settimana prossima. Se siete arrivati fin qui vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, condividere il video, lasciare un mi piace, un commento, qualsiasi cosa possa aiutare YouTube a capire che sono tanto bravo e bello. Io vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima con l'ultima parte della trilogia, forse se ho voglia, se no tra un paio di settimane. Ciao!